film comico ha un difetto e uno svantaggio. Il difetto è quello di invecchiare, nel senso che siccome di solito si cerca di andare comicamente sul sociale, su quello che sta succedendo, vedere in un film, citare Berlusconi per dire tra 20 anni sarà una cosa che non si può sentire, però ci hanno anche il vantaggio di dipingere un'epoca in un certo tipo. La lettura non è facile. Ragioniere, venghi, facci presto che qui potrebbe diventare pericoloso. Vengo subito, metto l'antifurto. I Fantozzi erano sicuramente figli, e il successo dei Fantozzi, del momento in cui c'era una grande crisi della classe impiegatizia. Il mondo era spaccato in metà, i sindacati non contavano un cavolo, e per cui il potente poteva opprimere il debole, ma il debole cercava di non starci. Se facciamo un salto di 20 anni e andiamo in tutti i film dei vacanzieri o questi qua, sono chiaramente lo specchio del periodo del ventennio berlusconiano, sicuramente. Quindi probabilmente quando se ci sarà qualcuno che farà questa rilettura o ha vissuto il periodo di cui si parla o lo ha studiato, io sono sicuro che invece si troverà degli spunti, perché a volte c'è un americano, un professore dell'università di Boston, mi pare, si chiama O'Leary, ha scritto un libro sui cinepanettoni a Boston. Quindi è una cosa strana, e quando ci ho parlato mi ha detto che nelle università americane c'hanno tutti i film, c'hanno tutti i miei film, c'hanno tutti, ma non i miei, quelli di Verdone, di Vanzina, ce li hanno tutti, perché loro studiano anche questo. Lui ha studiato l'Italia così, con i film comici cinepanettoni, quindi evidentemente qualcosa alla fine ci sarà, no? Eccomi! Eccomi, mi avanti! Per Bacco, quelli sono carabinieri!